punto d'incontro anche di grande importanza culturale, spirituale, storica. Qui si abbracciavano, combattevano e si conciliavano le due anime, l'anima romantica sette-ottocentesca rappresentata dal Parini, da Vincenzo Monti e tanti altri, e con quella modernista e avanguardista e rivoluzionaria dei Marinetti, dei Bontempelli, dei Sant'Elia e via dicendo. Siamo nella Casa del Fascio, progettata negli anni 30 dall'architetto Terragni e che suscitò un vespaio di polemiche, perché i tradizionalisti sostenevano che un luogo dell'architettura, soprattutto ufficiale italiana, aveva diritto alla sua pietra, ai suoi archi, alle sue colonne, mentre come vedete Terragni aveva ideato un luogo assolutamente geometrico, spoglio, neutro, una sorta di manifesto prosciugato del razionalismo italiano. La polemica poi si spostò, ebbe tante fasi e a un certo punto indirettamente vi mise bocca, ed era una bocca, come sappiamo, capace di mordicchiare quando voleva, Carlo Emilio Gadda, che disse testualmente i rettangolari architetti farebbero cipri anche del Borromini, come di colui che certo rettangolare non era, ma semmai cavatappi. Spendiamo volentieri due parole su un poeta che è meno noto di quel che merita, cioè Giampiero Lucini, uno dei più raffinati e personali poeti maledetti del nostro Ottocento. Nacque a Milano, morì di tubercolosi nella sua villa sul lago di Como. Lucini, portato dal suo temperamento vigoroso, approdò da un punto di vista ideologico a posizioni anarchiche, violente, e come Marinetti odiava D'Annunzio. Marinetti ancora di più, Marinetti era sempre in eccesso, no? Disse «Les dieux s'en vont, D'Annunzio reste». Vabbè, vi voglio leggere adesso tre brevi passi di un poemetto di Lucini in cui emergono la sua perizia, grande diversificatore, la sua raffinata cultura e decadentistica anche in un certo modo, e il suo temperamento di dandy ispirato e geniale. Rappresento i miei pari. Eccomi, gentiluomo, a paragone, ultimo e primo stipite di mia generazione. Sono il Saccar, il rocambolo allegro e dispensiero della postrema civiltà, signori. Ho peso nel consiglio delle banche, nei salotti della prefettura. Governo sui commessi come un ministro. Sopra i jockey e i bookmakers, scozzone patentato. Porto camicie stirate a Londra e panciotti sgargianti. Muto ogni giorno tre paia di guanti. E beh, qui lo sentite, no? Già l'anticipazione, il suono del cabaret, del varietà moderno di Petrolini, no? Gastone, i guanti a penzolone. Sì, muto ogni giorno tre paia di guanti accordandoli al colore del momento, dal chamois chaudron al blanc glacé. Beh, pretendo al Parlamento e al laticlavio. Svengo di tenerezza alle fotografie della Real Famiglia, ben disposta al grazioso obiettivo, per il lenocinio dei ritratti ambiti, venerazione di tutta la nazione. E fui in commercio fortunato e facile, e ho dimenticato il nonno girovago merciaio, il padre usuraio, lo zio biscazziere, la zietta bellissima, ex modella e cocotte, e la mammina, in oggi dama autentica, figlia di un vecchio portiere putativo, specifico motivo assolutorio per una gravidanza frutto di cameriera e di duchino. Sapete, sangue misto, rifornito di globuli rossi, con l'opportuna selezione naturale, riconfortata nell'utero capace dalla plebe servile e venale.